Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi in cucina con Surri. Video un po' particolare perché questo video è realizzato in collaborazione con HelloFresh. Di cosa si tratta? Non è la prima volta che la porto qui sul canale, ma è un'azienda leader del settore dei kit di ricette a domicilio. Si tratta di un abbonamento settimanale in cui ti vengono consegnate a casa i kit con all'interno le ricette. Io oggi ho tre ricette, ne andremo a preparare una insieme. La cosa molto bella è che è un abbonamento che si rinnova automaticamente tutte le settimane, però è al 100% flessibile, quindi si può mettere in pausa, puoi cambiare l'indirizzo di consegna, insomma è molto molto modulare e attento a quelle che sono le esigenze del cliente. Oggi qui, come vedete, abbiamo una marea di prodotti per le nostre tre ricette. Andiamo a vedere, ci sono tutti i sacchettini separati. Questo è il sacchetto con dentro tutte le robe fresche, infatti è bello imbottito e c'è anche potenzialmente i sacchetti di ghiaccio. E poi abbiamo gli ingredienti singoli per le ricette. Ho la ricetta numero 3, ho la ricetta numero 19 e ho la ricetta numero 4. Nella box troviamo gli ingredienti che sono tutti freschi, ma soprattutto la cosa che mi piace tantissimo è che è contro lo spreco perché ti danno gli ingredienti precisi per la ricetta di cui hai bisogno. Sono peraltro tutti prodotti di altissima qualità perché sono locali, quindi la filiera di produzione e di, diciamo, distribuzione di HelloFresh è spesso local. Dopo gli ingredienti ci sono anche le ricette illustrate perché giustamente non è che ti lasciano a piedi, ti danno ingredienti ma ti mostrano anche come usarli. Io oggi ho preso tre ricette, abbiamo couscous perlato di mare in stile fregola, io sono di ritorno dalla Sardegna e quindi che fai? Non fai questo? Ovvio che faremo questo. Poi abbiamo bocconcini di lonza in agrodolce e riso, anche questo sembra molto buono, ma non è ciò che faremo oggi, e pollo fritto in crosta. Un'crosta di pane e pistacchi, per non farci mancare nulla, ci mancherebbe. Perfetto, ogni settimana potete scegliere tra 21 ricette nuove che ti verranno consegnate nell'orario, nel giorno che scegli tu. Ora andiamo a aprire tutto, ma vi ricordo di cliccare sul link in descrizione oppure usare il mio codice SURRI40 per ricevere la prima box di HelloFresh al prezzo di 2,85 € a porzione. Date un'occhiata, link in descrizione. Allora, signori, dentro la box troviamo delle mazzancolle che sono, tra l'altro, mi sembra già pulite, fantastico. Poi dell'erba cipollina, e guarda qua che figata che è proprio della dimensione giusta di ciò che abbiamo bisogno noi. Quindi non troppo poco. Poi abbiamo del couscous perlato, 140 grammi, una zucchina e un limone. Non dovrebbe essere troppo complicato, mi dice che il tempo di preparazione è all'incirca 25 minuti, quindi alla grande. Allora, partiamo. Portare a bollire una pentola d'acqua salata e lessate il couscous per circa 10 minuti. Allora, saliamo un po' quest'acqua, facciamo una manciatina di sale così, forse un pochino di più. Così troppo. Bam, sale. Versiamo tutti i 140 grammi di couscous? Ovvio che sì, perché non siamo mica qui a pettinare le bambole, signori. Siamo qui a fare un bel pranzettino. Da qua, un couscous stile fregola. Questo è un couscous bello spesso, bello impegnativo. Tagliare la zucchina a cubetti di 1 cm. Ma stai parlando con il campione del taglio. Si fa così, leviamo le estremità. Ma che bellino. Allora, 1 cm dici, eh? Mi dici 1 cm, quindi potenzialmente potrei anche tagliare questo tipo così e farlo un po' più piccolo di 1 cm, che io sono fan dei cubotti tagliati un po' più sottili. Oh no, ho fatto un fail. Succede, ragazzi, ma qua non ci giudica nessuno perché siamo a casa nostra, la bellezza di HelloFresh. Vieni qua, pam! Ma che bella, la zucchina intatta, nuova, perfetto. E poi andiamo a tagliare tutto in questo modo. Quindi piccoli, ma non troppo. Allora, abbiamo una gran quantità di zucchine. Poi andiamo avanti. Cuocere zucchina e gamberi. Accendiamo la nostra padella sempre su fuoco medio, 8. Ci mettiamo un po' di olio, un filo, un filo, bam. Tra l'altro potremmo utilizzare il nostro mitico e inimitabile cuocipasta per il couscous. Va così, va qua.
Perfetto. L'olio è bello caldino, prendiamo tutte le nostre bellissime zucchine e le sfanculiamo in giro per la cucina, come giusto che sia. Madonna, oh, è un disastro. Ci diamo un girino di sale, che aiuta a cacciare un po' d'acqua, da sapore. Si sta da Dio. Li facciamo saltare 6 minuti e mezzo, tipo. Vai, facciamo 6 minuti e mezzo. No, come 6 ore? No, ho sbagliato tutto. Vai, ora li lasciamo un po' così, in modo che possano fare il loro lavoro. Buono. Nel frammentre andiamo a tagliare uno spicchietto di limone, perché ci servirà da mettere in fase di cottura insieme alle mazzancolle. Non so di preciso perché, immagino per il gusto, per il sapore. Ora possiamo rialzare un attimino la fiamma, andiamo verso l'8 e piazziamo le nostre mazzancolle, così, proprio a cazzo duro. Pam! Ora diamo una bella smaciucatina, li lasciamo in modo che possano prendere colore e diventare subito belli rossi fuori e bianchi dentro. Quindi li piazziamo bene, facciamo sì che abbiano contatto con la padella, molto importante, eh? Sennò le zucchine fanno da buffer. Il timer è finito, ma noi lo riaccendiamo, perché non siamo mica scemi. E ora il succo di uno spicchietto di limone. Bello. Tra l'altro, piccolo fun fact, non so se lo sapevate, ma i gamberetti, le mazzancolle, sono tipo proteine pure, cioè sono solo proteine. Noi in tutto questo abbiamo un problema però, cioè che il couscous non sta ancora cuocendo, perché qui è lento come la merda. Lasceremo finire di cuocere le mazzancolle, poi metteremo in pausa la cottura di questa pentola per riprenderla poi in fase di mantecatura. Allora ragazzi, io bolle ne vedo pochine, stanno salendo, sono passati 15 minuti, io dico mortacci mia, perché qua purtroppo non si poteva mettere il gas perché siamo sottoterra, però andiamo a immergere il couscous. Timer 10 minuti. Tra l'altro ragazzi, ho ordinato una lavastoviglie. Dovete sapere che qui non abbiamo tubature, qua non c'è il lavandino, come vedete il lavandino è qua accanto nel bagnetto, e quindi non ci sono tubature per attaccare la lavastoviglie, né per l'ingresso né per l'output, diciamo per lo scarico. Quindi ho comprato questo aggeggino che è una mini lavastoviglie da tavolo, di cui faremo anche un video perché mi è costata 400 euro, quindi ci facciamo un video. E in teoria dentro ci entrano un po' di robettine, tipo questa padella enorme non ci entrerà mai, però alcune cose sì, ed è comodo perché obiettivamente qui quando si registra, magari i miei video no, però quando facciamo le robe per crochet, che ci sono gli chef, 4000 robe, è un disastro, è un disastro. Invece una piccola lavastovigliina potrebbe avere senso, dico potrebbe perché non ne sono sicuro. 4 minuti, 3 minuti e 30 secondi. Vediamo se riusciamo a prendere un singolo pezzo di couscous. Madonna, countdown alla morte sembra. Dai, dai, noi crediamo in te, ce la puoi fare. Meno di 3 minuti. Nel frattempo, perché altrimenti mi piglia male che sto aspettando e non sto facendo nulla. Allora, l'erba cipollina e la andiamo a tagliuzzare bene bene. Allora, già così potrebbe bastare, ma visto che questa è l'unica ricetta che facciamo oggi e non voglio buttarla questa bellissima erba cipollina, ci facciamo un piatto un po' più cipolloso. Riaccendiamo nel frattempo questa qua, fuoco medio. Prendiamo questa roba qui e la scoliamo dentro praticamente con anche un po' di liquido di cottura, che ci aiuterà a legare un po' tutto insieme, perché questo andrebbe anche mantecato in realtà con un po' tipo di burro, robe così. Però noi eviteremo per tenerlo anche più leggero. Diamogli una bella smasciucattina così. Gli diamo anche un giro d'olio e poi iniziamo a saltare. Aumentiamo ancora il fuoco, andiamo a 8. Sto perdendo couscous come se non ci fosse un domani, forse avevo bisogno di una padella un po' più grande. Vorrei provare a saltarla, ma ho paura di quello che potrebbe essere il risultato. Guarda, sta volando via tutto, tutto è un disastro. Ci mettiamo un po' di acqua di cottura.
così dovrebbe bastare. Ci mettiamo tutta dentro, alziamo la fiamma, quindi fiamma viva, e lasciamo, vorrei dire risottare, ma forse non è la parola giusta, finché non otteniamo una cremina, oppure finché non perdiamo tutto il couscous in giro. Com'è questo couscous? Se è cotto o se è ancora un po' di tempo. Ora credo che magari un altro spicchietto di limone possiamo metterlo. Guarda, facciamo così. Impiattiamo. Proviamo a impiattare, che è diverso. Allora, mettiamo tutto qui sopra. Così. Bello carico. Questa è una porzione per uno bella abbondante, ma in due ci mangi tranquillamente. Gli diamo un po' una botticina là sotto, come se fosse risotto, per smuoverlo un pochino, in modo da prendere un po' il tutto. Andiamo a tagliare una fettina di limone e lo usiamo come guarnizione. Qui facciamo una roba tipo, non lo so, facciamo un taglietto nel mezzo, una roba tipo così, tipo così. Metti, fai tipo Pac-Man, così, top, un po' così alla buona, e sopra ci fai una bella smucinata di erba cipollina, qualche goccina d'olio di limone, e voilà. Signori, il piatto è servito, questo è il nostro couscous perlato di mare, molto carino, con le nostre mazzancolle, un po' meno zucchine dell'inizio, ma perché l'ho mangiato durante l'attesa. Andiamo all'assaggio. Si piglia un po' di couscous, un po' di zucchine, una mazzancolla, tutta l'erba cipollina. Ed è buono. Sono soddisfatto, signori. Allora, per questo video è tutto, vi ricordo importantissimo il link per HelloFresh in descrizione, oppure potete usare il mio codice SURRI40 per ricevere la prima box a 2,85 euro a porzione. Link in descrizione, noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale con nuovi video, nuove ricette e tanto caos in cucina. Ciao a tutti.